oggi sono a bordo di una Ford Sierra RS Cosworth prima serie, prodotta dal 1985 all'87. Monta un 2 litri 4 cilindri in linea turbo da 204 cavalli e 275 Nm di coppia. 0 a 100 in 6 secondi e 8 con una velocità di punta pari a 240 km/h. Peso a vuoto di poco superiore ai 1300 kg e consumi dichiarati pari a 10.7 km/l nell'utilizzo combinato. Dopo questa doverosa premessa, come avrete certamente intuito, questa bestia ha subito una serie infinita di modifiche dai ragazzi di B&V Garage. Dopo la Clio 1.8 Turbo, anche questa Sierra esce dalla loro officina, con numeri davvero, davvero paurosi. Il monoblocco originale serie 205 è stato pesantemente modificato con quanto segue. Albero motore originale bilanciato, pistoni Vossner decompressi con nicchie valvole, bielle ad H rovesciate ZRP, bronzine di banco e bielle a trimetalliche King Racing, testa con condotti aspirazione scarico lavorati, valvole aspirazione scarico in Nimonic, assi e cambi originali con puleggi regolabili, collettori di aspirazione Sierra 4x4 con i tromboncini lucidati e raccordati, iniettori Siemens da 650cc, valvole a pop-off Bonalume, turbina ibrida con chiocciola di aspirazione scarico Escort T35 con girante ibrida su cuscinetti, radiatore acqua in alluminio maggiorato, radiatore olio motore non presente in origine, pompe olio e benzina maggiorate, supporti motore rinforzati, Vibratechnics, scarico artigianale da 63 mm con terminale originale Soram. Intercooler in alluminio replica RS500, manicotti e raffreddamento completi e vaschetti acqua motori in alluminio TBF con olio motore Pachello Krypton Racing 5V50. Passando all'elettronica troviamo bobine derivate K20, manometro turbo Road Italia, wideband AM, tablet collegato alla centralina motore per controllare i parametri in tempo reale ed elettronica Link con due mappature, mappa 1 a 1.2 bar con 360 cavalli e mappa 2 a 1.45 bar con 396 cavalli, come registrato dal banco prova di preparazioni Soretti. Il cambio è il manuale Borg-Warner T5 a 5 rapporti, realizzato ai tempi appositamente per questo modello, che guadagna un volano alleggerito e bilanciato con frizione e spingidisco rinforzato. Cambia anche il differenziale, al posto dell'LSD originale monta un autobloccante coife con supporto Powerflex che garantisce una trazione costante senza perdite d'aderenza, che soprattutto nel caso specifico di questa Sierra con questa potenza sono garantite ogni volta che si affonda sui gas e il contagiri supera i 3000 giri. È una bestia, ragazzi, non si può essere preparati a una cosa del genere, ti mette veramente paura ogni volta che affondi sui gas. Primavera del 1983, Stuart Turner, direttore della divisione Motorsport di Ford, contatta Walter Hayes, vicepresidente della sezione pubbliche relazioni dell'Ovale. Vuole realizzare qualcosa di memorabile ed effettivamente così è stato. La Cosworth aveva appena realizzato il motore YAA, basato sul blocco motore T88, meglio conosciuto come Pinto. E da questo prototipo Turner basò il suo intero progetto. Venne richiesto con sovralimentazione Cosworth YBB con 182 cavalli per la versione stradale e 304 per quella da gara. In Cosworth accettarono la richiesta ma a due condizioni: il motore stradale avrebbe avuto più di 200 cavalli e Ford avrebbe dovuto acquistarne 15.000 unità. Gli americani accettarono, nonostante di future Sierra RS
volessero farne solo 5.000 esemplari, ragion per cui la seconda serie 4 porte venne realizzata, proprio per utilizzare gli eccedenti 10.000 propulsori. Una volta sistemata la parte meccanica, venne affidato il corpo vettura a Lothar Pinske per rendere la Sierra stabile alle alte velocità, visto che la coupé dava segni di sbandamento anche ad andature modeste. Dopo infinite sessioni nella galleria del vento e sull'anello di Nardot, ed aver applicato l'iconico pinnone al posteriore, il prototipo ultimato fu pronto per essere presentato a dirigenza e rivenditori. Un flop totale. Stimarono di poterne vendere al massimo 1.500. Walter Hayes, che aveva appunto il compito di enfatizzare le folle, era sicuro del progetto che aveva per le mani e scelse una strada più diretta. Diede appuntamento ai rivenditori direttamente in pista per testarla con mano. Tutti erano euforici e il modello fu confermato. Ford nel frattempo adottò alcune misure per contenere i costi di produzione. Si poteva avere solo in tre colorazioni, nero, bianco o Moonstone blu, come quella che sto guidando. Il frontale inconfondibile, strettamente legato alla Concept Prop 3, ha guadagnato un'ampia presa d'aria centrale per garantire un perfetto raffreddamento dell'intercooler. Nella vista laterale spiccano i passaruota maggiorati e si arriva alla sezione più particolare della vettura, l'alettone a coda di balena. Finirà anche su un'altra Cosworth, la Escort, che mi auguro di portare sul canale quanto prima. Riprende proprio dalla T35 i cerchi da 16 gommati Toyo R888, mentre l'assetto ghiera gas regolabile in durezza e le barre domi anteriore e posteriore completano il nuovo setup. Rivisti anche i freni anteriori e posteriori con dischi forati e baffati ABC con pastiglie Blue Staff ABC, oltre agli immancabili tubi freno in treccia. Dio santissimo il signore! Passando agli interni, in tinta grigia per tutte, sempre per contenere i costi, troviamo una plancia semplice implementata dagli upgrade tecnici necessari per avere sotto controllo ogni parametro vitale di questa bellezza. Ovunque si posi lo sguardo si ha un feedback ovviamente retro, un mix tra lo spartano e il pronto pista, spesso definita la skyline inglese, una vettura nata per correre e per essere elaborata all'inverosimile. Lo testimonia la versione RS500. Fu affinata tecnicamente con un nuovo turbo, tra le altre, per arrivare a 260 cavalli. In molti, tuttavia, ne ritrovarono molti di più al banco prova. Destinata al solo mercato inglese e curata niente meno che da Aston Martin, fu realizzata in soli 500 esemplari, ovviamente con guida destra. Le mie macchine sono macchine di anni che adoro perché comunicano con chi guida, e chi guida è determinante sull'andamento della vettura. Al momento del lancio sul mercato, la Sierra RS Cosworth veniva proposta a 32.200.000 lire. Qualche anno dopo non furono rari i casi di forte speculazione viste le poche unità prodotte. Oggi come oggi potete trovarne in vendita, in stato almeno dignitoso, dai 20.000 euro a salire. Non è affatto un'auto economica, però se siete amanti del genere e dei bei tempi andati, fa sicuramente il caso vostro. Ha un comportamento, un carattere ed un carisma oramai sconosciuti a tutto il panorama automobilistico. È vecchio stampo e cattiva al limite della nevrosi. Quando entra in turbo somiglia ad una mano che ti prende per il petto e ti porta verso il volante. È una sensazione mai provata prima. E con questa si può sicuramente dare del filo da torcere anche ad auto più potenti e recenti. È senza dubbio il sacro graal degli smanettoni che si impone sulle sportive di nascita. Un'automobile del genere, pensata per le corse e capace tramite team privati di imporsi anche nel DTM, non può che farsi spazio senza grossi problemi nel mio cuore.
modifiche eseguite da BEV Garage la rendono perfetta ed impeccabile sotto ogni aspetto. È perfezionata a 360 gradi, migliorata anche oltre il possibile con interventi di livello ed una cura maniacale. Sono davvero grato a questi ragazzi per avermi dato la possibilità di portare a spasso due delle loro vetture personali. Auto come questa ti fanno pensare all'evoluzione fatta in termini tecnologici, quanto comfort e sicurezza abbiano preso il sopravvento sul divertimento. In senso più ampio è giusto così, ma per noi appassionati, se le auto nuove ti fanno sentire sicuro, quelle vecchie ti fanno sentire vivo.